Dolce Nera presente qui a Gioia del Colle per questo premio, innanzitutto te l'aspettavi? Beh no, è stata una bella sorpresa quando mi hanno chiamato, io ho conosciuto il premio attraverso, ne avevo già sentito parlare, poi Nick Filippo, che è un amico, me ne ha parlato più approfonditamente, allora insomma questo invito è stato molto bello perché cioè, loro sono molto sensibili, no, nell'assegnare questi riconoscimenti, per cui gli sono grata, in più è stata per me un'occasione per tornare a casa, che vuoi di più? E parliamo del tuo nuovo disco, innanzitutto c'è stata la presenza al Festival di Sanremo che ha creato tante polemiche, il festival ogni tanto tira fuori qualche polemica, questo è positivo anche per gli artisti? Ah, tu dici le polemiche di tutto il contorno dello spettacolo televisivo, ma sai, è uno spettacolo televisivo, le canzoni hanno il ruolo che c'hanno, ma d'altra parte la vita delle canzoni non può essere limitata a quel palco, cioè tu porti il tuo pezzo su quel palco, però poi è la vita di una canzone, ce l'ha dopo, ce l'ha fuori da Sanremo, ce l'ha in radio, ce l'ha nei concerti, ce l'ha nelle vendite dei dischi, e quindi anche se lì tutto il contorno di spettacolo in qualche modo un po' sembra offuscare la canzone, però cioè, sta nel gioco delle parti, cioè va bene, va anche bene, secondo me. Quindi il festival ha perso negli anni il fascino di una volta? Si è perso il fascino, ne ha acquisito un altro, come d'altra parte tutta la TV si è modificata da 20 anni a questa parte, quindi il Festival di Sanremo non poteva rimanere una mosca bianca da solo, cioè la gara nei programmi musicali c'è dappertutto, i televoti ci sono dappertutto, gli spettacoli, cioè Sanremo è una rappresentazione della nostra epoca pure, quindi se Sanremo è così è perché anche tutto il resto è così. Tante le canzoni da te interpretate, ma ne è rimasta qualcuna nel cuore, e se c'è quale e perché? Ah, proprio oggi, guarda, io stavo facendo la scaletta del tour che sta per iniziare e contavo, dai, facciamo un po' una conta, quanti singoli sono usciti, diciamo che sono i pezzi estratti dall'album che poi vanno in radio. Ho fatto fino ad ora, in questi 10 anni di carriera, siamo alle soglie del 10° anno, e poi li ho contati e in quel momento ho trovato un motivo per il quale, un motivo per ogni canzone a cui ero legata, quindi mo dirtene una non ce la faccio, certo che ci vediamo a casa è un bel sunto di quello che sono io, grazie a te.